luoghi il mistero della Natività, quindi il presepe vivente, ogni anno in modo un po' originale, però con il mistero centrale di Gesù Bambino, Giuseppe e Maria che vengono accolti nel cuore soprattutto dai pastori, dalla gente a cui questo annuncio è portato. Ecco, la rappresentazione che vedrete è stata preparata, guidata e costruita dal padre della comunità, padre Leonello, insieme ai seminaristi. Ora nell'introduzione verrà spiegato bene di cosa si tratta, però è stata preparata per uno spettacolo teatrale, l'abbiamo molto ridotto per permettere appunto di presentarvelo a pochi minuti prima della celebrazione della Santa Messa. Quindi vogliamo ritornare anche a Betlemme, a quel momento, in quella notte in cui è stato portato l'annuncio più importante della storia, Dio che si incarnava. Ringraziamo per il lavoro svolto da Padre Leonello e dai seminaristi e vi auguriamo una buona preparazione alla messa di mezzanotte. Assicura che questo
il padrone della stalla. Non ho avuto il coraggio di andare via di notte in quello stato, forse ho fatto male, ma non c'è più rimedio. Si sono seduti nella stalla in silenzio, come se pregassero senza parole o aspettassero un miracolo. Anche il vecchio pare una persona per me, assiste quella donna con tanti riguardi, come se lei fosse una regina e lo signore diventato schiavo. Non ci capisco nulla. Non piange come fanno i bambini, non dorme,
sereni come il cielo d'aprile. Non sembra un fanciullo vero, ma un'apparizione. Un piccolo Dio capitato per sbaglio in mezzo ai fili d'erba secca. Non mi ero mai accorto quanto fosse scura e sporca questa mia stalla. Mi vergogno di non avere un posto più bello, più degno di lui. L'ave. Dio ha voluto che prima di morire vedessi cose di meraviglia. Tutte le notti, ma dentro nelle tenebre, stracco e triste, a pensare alla mia vita disgraziata, senza altra compagnia, fuori di cuore che illumina, ho tutto l'uomo che lo dice. Ora invece mi fa essere nel cuore e nel mondo, uno splendore che palpita, un canto che scende dal cielo, una donna più bella di tutte le altre donne, un bambino che ruba il bene a chi lo vede, non sono un sentimentale come il mio bianco compagno, e neppure superstizioso come il mio padrone. Eppure mi verrebbe la voglia di inginocchiarmi come fanno questi pecorari, che sono ancora stai qua dentro, come se l'avessi convocato il Dio. Ho girato anch'io la mia parte, sono stato una volta fino a Damasco e 6 volte a Gerusalemme, ma non rammento un prodigio come questo. Non mi sono mai sentito così felice questa sera. Quella giovane che tira il viso bellissimo e pallido